Protezione Civile, gruppo comunale che è stato costituito dopo che, ricorderete, l'anno scorso l'amministrazione ha approvato il piano di emergenza comunale. Quindi il passo successivo è stato quello di costituire il gruppo. Abbiamo avuto un'ottima risposta da parte della cittadinanza perché già oggi il gruppo appena nato conta di 19 persone. Ci siamo attivati per iniziare a dotare il gruppo delle prime strumentazioni necessarie per poter svolgere il proprio operato e le due auto che vedete qui oggi sono testimonianza dello sforzo dell'amministrazione, le divise che sono state fornite ai volontari e abbiamo in corso adesso anche l'acquisto di attrezzatura per piccole manutenzioni, piccoli interventi, piccole necessità. Abbiamo già avuto modo di sperimentare la loro buona volontà e la loro professionalità in alcune occasioni, sia a livello esercitativo e di formazione, sia in occasione del Giro di Lombardia sabato scorso. Stiamo lavorando per creare delle sinergie con le altre associazioni che si occupano di protezione civile già presenti sul territorio. E Sono quindi tutti l'una non volontari. esclude l'altra, sono la loro attività gratuitamente, evidentemente compatibilmente con gli impegni di lavoro e non percepiscono alguna retribuzione. Qualcun'altra La possibilità di aderire al gruppo è sempre aperta, quindi è sufficiente prendere contatto con gli operatori che si occupano di protezione civile, il commissario Gaspa e l'agente Callari. C'è un indirizzo peraltro mail dedicato che si trova sul sito dell'ente e alla prima occasione formativa utile vengono inseriti all'interno della formazione di base per poi entrare a far parte effettivamente del gruppo.